Allora, se mi devi dire dove vogliamo arrivare. L'altra settimana ti sei fatto pagare la racchetta da tennis, l'altro giorno i pattini a rotella e oggi la cartella di scuola. Ma allora sei proprio deficiente, scusa tanto. E che cazzo mi dici? Oh, oh. Pulisci fuori la schia, fai schifo. No, col tovagliolo. Lo sapevo. Anche oggi minestrina e merluzzetto, vero? Elena, quando finisce questo fioretto? Quando Aristide avrà dato gli esercizi. Oggi è San Crispino. Per Santa Erlinda mangeremo tutti una bella bisteccona. Vero, cocchino di mano? Vediamo se mi promuovono. Come se vi promuovono? E che devi far bocciare un'altra volta? La guida deve andare fino a 8 anni, vuoi fare? Poi non capisco perché il fioretto lo dobbiamo fare anche io e te. Non lo può fare lui da solo. Ma è così bella una famigliola tutta unita. Uno per tutti e tutti per tanto, te. Tanto mamma, a me mi devi connetti con la gamba che sto fuori fioretto. Oh, guarda che ti spezzo la mano io che sei già grasso come un porcello. Ma che vuoi, diventare guida alle mezzo? Ma cosa dici, Domenico? Il bambino è solo robusto. E poi vedrai, con lo sviluppo sarà un'altra cosa. Si allarga. Non fare quel rumore che mi dai nervi. Signore, ti ringraziamo per averci concesso anche oggi il nostro panico. Ci sto facendo la ginnastica. Però com'è ogni giorno la mia sempre insegnante? Che te la frega a te, scusa? Se quello cambia sempre l'insegnante, quello fa la ginnastica terapeuta. Oh, poi tu devi fare gli affari tuoi, capito? Qualche ciò che non sei capito. Ho fatto di male. Scusa, che hai fatto di male? Io ho fatto qualche cosa di male, non voi. Se vuoi mangiare tu, va bene? Tanto devo farlo. Prendi almeno due prune cotte e ti servono per il beneficio corporale. No, io beneficio benissimo così. Tu. Occupato. Come occupate? E il tessuto deve essere del mattino dentro al gabinetto. Ho detto mamma che dovevo studiare il catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca. Ah già, tu quest'anno c'è la prima comunione. Ma che c'è gli occhiali di tua sorella? Sì, gli occhiali di tua sorella. Oh. Mamma mia, e che hai mangiato i tulipani? I fascioli di quelle gotiche. E si sente. Perché non la fai nella tazza? Perché ho detto mamma che devi vedere se c'ho i vermi. Io ce l'ho i vermi. Io. Ah.